Ehi, sì, è arrivato quel momento, quello di sfatare alcuni miti relativi al mondo del PC. Perché fare questo video? Perché ci sono persone nuove che possono arrivare sul canale e beh, credo sia giusto cominciare a sfoltire un pochettino il numero di stupidaggini nelle quali possono incappare una volta che si addentrano in questo mondo. Ma prima di cominciare, vi ricordo di andare a dare un'occhiata allo sponsor di oggi, che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo. Ma io vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G e oggi sono in una location totalmente diversa. Per registrare questo video volevo fare qualcosina di un po' più particolare. Ho qui appuntati su questo simpatico foglietto dei miti relativi al mondo del PC dai quali tutti noi dobbiamo stare alla larga e che sicuramente abbiamo sentito almeno una volta nella vita. Se nomino qualcosa che non conoscete, gentilmente scrivetelo nei commenti e se dimentico qualcosa che secondo voi dovrebbe essere menzionato, scrivete anche quello nei commenti. Ma cominciamo. Mito numero 1. Il dissipatore a liquido tiene anche la vostra camera più fresca. Questa è una grandissima baggianata. Infatti, il dissipatore a liquido, dato che raffredda più efficientemente la vostra CPU, quindi porta il calore lontano dalla vostra CPU in maniera più veloce, tende a riscaldare la vostra stanza in maniera più veloce. E cosa succede quando la vostra stanza si riscalda? Di conseguenza si riscalda il liquido all'interno del radiatore del vostro dissipatore a liquido e beh, il vostro PC comincia a andare molto molto più caldo rispetto a prima. Quindi più che preoccuparvi di dissipatore ad aria o dissipatore a liquido, mi preoccuperei anche di arieggiare la vostra stanza aprendo la finestra. Fatelo. No, davvero, fatelo. Mito numero 2. Per tenere il processore più fresco ci butto più pasta termica. No, ragazzi, buttare più pasta termica sul processore equivale, letteralmente, a metterne troppo poca. La pasta termica serve a facilitare il trasferimento di calore dalla vostra CPU alla piattina di RAM del vostro dissipatore, sia esso a liquido, sia esso ad aria. Se ne mettete troppo poca, parte del vostro processore non sarà così efficiente nel trasferire il calore, ma se ne mettete troppa, il calore non riuscirà ad essere trasferito abbastanza velocemente dalla vostra CPU alla vostra piattina. Quindi la tecnica del chicco di riso di pasta termica sul vostro processore funziona relativamente. Se, ad esempio, io mettessi un chicco di riso sul mio processore che è un 16 core, beh, non ci farei nulla. Questa è quella più divertente. Più RAM fa andare il vostro PC più veloce. E tutti quanti sappiamo quanto sia importante fare un download di RAM da siti poco raccomandabili. No, scherzi a parte, ragazzi. La RAM è uno di quei componenti che, fin quando ne hai abbastanza, beh, più di quello non fa andare il PC più veloce. Cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che se per i vostri task avete bisogno di 16 giga di RAM, ma ne avete 32 di giga, beh, non è che il task andrà più veloce. Ma se per i vostri task vi servono 32 giga di RAM e ne avete 16, beh, lì comincerà ad essere tutto molto più rallentato. I programmi di editing, quali Premiere Pro, ad esempio, più RAM hanno a disposizione, più RAM utilizzano e quindi vi garantiscono un'esperienza molto più fluida. Beh, 4 giga di RAM, 8 giga di RAM, al giorno d'oggi nel 2021, se volete cominciare a giocare o fare del rendering, content creation, video editing, eccetera, eccetera, streaming, beh, non sono abbastanza. Questo mito è molto interessante. Cioè, si dice che gli SSD possano durare meno degli hard disk. E questa cosa è relativamente vera. Un hard disk è formato da un disco magnetico all'interno, infatti si chiama disco rigido, hard disk per un motivo, e una testina che va a incidere su questo disco. Beh, diciamo che gli hard disk sono molto più fragili degli SSD, perché se io facessi così,
Sono sicuro che questo hard disk potrebbe già non funzionare, a parte che questo era già non funzionante, quindi non bisognerei mai di farlo su un hard disk in buono stato. Gli hard disk oltretutto sono molto molto suscettibili sia agli shock elettrici che a questo. Se voi fate questo, le parti meccaniche in movimento dell'hard disk probabilmente andranno a cozzare l'una con l'altra e qualcosa si romperà. L'SSD invece, al contrario dell'hard disk, è semplicemente una grande scheda di memoria. Avete presente l'SSD che mettete nei vostri cellulari? È vero che c'è della corrente che passa al suo interno e può andare a degradare il silicio, quindi i moduli di memoria al suo interno, ma per degradarlo a uno stato in cui questo disco, questo supporto di memoria non sia più utilizzabile, ci vogliono dei cicli. Significa che io posso completamente saturarlo e dissaturarlo, quindi formattarlo, per oltre 100 tera di dati. Ragazzi, 100 tera di dati sono tanta tanta roba, credetemi. Questa è una cosa ovvia, l'alimentatore non è semplice. Dove l'ho già sentita questa frase? Mettere degli alimentatori troppo grandi può dare fastidio al vostro sistema. Questa è una grandissima baggianata. L'alimentatore da 1200 watt, ad esempio, non è che eroga sempre 1200 watt e i vostri componenti non sono in grado di resistere a tutti quei watt che arrivano. L'alimentatore dà il giusto quantitativo di energia che i componenti richiedono. Quindi un alimentatore da 1200 watt non erogherà sempre 1200 watt, ma deve essere in grado di erogarli in caso servisse. Ma allora perché uno dovrebbe prendere un alimentatore più grande di quello di cui ha bisogno? Per una cosa molto molto importante, cioè la curva d'efficienza. Di solito gli alimentatori raggiungono la curva d'efficienza tra il 50% di carico e l'80% di carico, ok? In altre parole, se io ho un sistema che al massimo delle sue performance va a necessitare di 700 watt di potenza, dovrei prendere un alimentatore da 1400 watt per stare perfettamente nella curva d'efficienza. E 700 watt di potenza, ragazzi, sono tanti, veramente tanti. Credo il livello di una RTX 3090 e un processore a molti più core. Di solito un sistema anche di fascia alta riesce a consumare 550, massimo 600 watt. In quel caso, se volete rimanere perfettamente nella curva d'efficienza del vostro alimentatore e non spingerlo al massimo delle proprie possibilità ogni volta, conviene prendere un alimentatore che sia il doppio più capiente rispetto a quanta energia serve al vostro sistema. Perché ricordate, ragazzi, l'alimentatore è la componente del vostro PC che rimane accesa e funziona dall'inizio alla fine, cioè da quando accendete il PC a quando lo spegnete. Se si rompe l'alimentatore, non si accende più il PC, semplice. Questo è un concetto molto interessante. Troppi cavi in giro a penzoloni possono andare a degradare il flusso d'aria del vostro PC. Beh, è falso. Vi lascio in descrizione un video, un test fatto da Linus Tech Tips, molto molto interessante, in cui si mette davvero un casino di roba all'interno di un case per vedere se ostacoli al flusso d'aria possano innalzare la temperatura delle vostre componenti. Vi faccio un piccolo riassunto: non è così. Bisogna davvero bloccare l'accesso dell'aria per far sì che la vostra CPU e la vostra GPU vadano a temperature molto molto più alte, perché ragazzi, anche se non c'è un buon ingresso d'aria, c'è comunque dell'aria all'interno del case e in un modo o nell'altro l'aria riuscirà ad entrare per forza. È così che funziona la fisica. La cosa che però è molto molto importante è un equilibrio tra la pressione dell'aria in entrata e la pressione dell'aria in uscita. Ok? Quindi andate a guardare il video, innanzitutto, e cercate di capire bene questo concetto. Ma credetemi, qualche cavo in più in giro non andrà a degradare le prestazioni e soprattutto le temperature del vostro PC. Noi adesso lo facciamo per estetica, cioè nascondiamo i cavi perché il PC è più bello senza cavi a penzoloni. L'overclock può distruggere le vostre componenti. Questa qui è una grande cavolata. Overclockare un componente, sia esso GPU, sia esso CPU, sia esso RAM o anche il monitor, significa farlo andare a frequenze più alte di quelle dichiarate dal produttore. Questa cosa può distruggere un componente solamente se esagerate con i voltaggi, cioè con la corrente in entrata, quindi le temperature praticamente salgono fino alle stelle e bruciate qualcosa. Ma di solito il processo manifatturiero al giorno d'oggi è talmente buono sulle CPU e sulle GPU che se vengono mandate in overclock e utilizzate sempre al massimo del proprio overclock,
clock, beh, andate a togliere circa un 10-15% di vita dalle suddette componenti. Ma se le fate andare a stock, beh, possono durare anche 10-12 anni. E togliere un 10% da 10-12 anni significa che ci avete tolto un anno e mezzo. E di solito le persone fanno un upgrade intorno al quinto anno di utilizzo di una componente. Quindi overclockare non è così dannoso come si pensa. Il problema è che lo dovete fare con un pochettino di cervello. Quindi al posto di spingere una componente sempre al massimo delle prestazioni, perché non provate a spingerla all'85% delle prestazioni? Credetemi, la differenza non è così grande e sicuramente le temperature e le vostre periferiche vi ringrazieranno nel tempo. Questa poi è un'altra cosa davvero molto interessante. Un PC da gioco non va bene per fare altre cose. Allora, un PC da gioco al giorno d'oggi, quindi 2021, febbraio 2021, dovrebbe essere composto da un processore che abbia almeno 4 core e 8 thread. Un PC solo da gioco ideale dovrebbe avere 6 core e 12 thread. 4 o 5 anni fa, quando io ho cominciato a buttarmi nel mondo della content creation, avere un processore a 6 core significava essere uno streamer. Un PC da gioco, che quindi ha un processore a 4 core, 16 giga di RAM, può tranquillamente fare video editing e video rendering. Certo, non lo farà in maniera così efficiente come un processore a 12, un processore a 16, o anche un processore a 8 core, ma sicuramente lo fa. Il beneficio dell'avere più core in un processore e in un computer sta solo nel fatto di poter fare più cose tutte quante assieme. Ma attenzione, c'è sempre un piccolo calo di prestazioni. Io, ad esempio, streammo con un processore a 16 core. Se streammo e gioco con un processore a 16 core, le prestazioni calano? Certo che calano. Se gioco soltanto con un processore a 16 core? No, ovviamente no. Quindi, prima di dire avete bisogno per forza di un PC con un processore a 8, 12, 16 core, fatevi una domanda. Il mio attuale processore a 4 o 6 core è in grado di renderizzare un video nel tempo che io richiedo? Se sì, beh, non avete bisogno di un processore con più core. Se no, beh, dovete fare un upgrade. Adesso, ragazzi, vi lascio un pochettino a un mito bonus. E cioè, avete bisogno per forza di un PC che valga almeno 2.000-3.000 euro. Questa qui è una grande cretinata che ci viene messa in testa, e credetemi, messa in testa, inculcata nel cervello dalle grandi aziende. Perché avere una 3090, un 5950X o un 10900K equivale ad essere dei veri PC Master Racer. E questa è una grande cavolata. Il PC è bello perché io posso giocare in 4K a 120 frame al secondo o posso giocare in 720p con i dettagli minimi a 30 frame al secondo. Il PC nasce innanzitutto come macchina da lavoro, viene poi adattata come macchina da gioco ed è molto più flessibile rispetto a una console, perché ci sono titoli per PS5 che rimarranno per PS5, titoli per PS3 che rimarranno per PS3, ma un titolo per PC, faccio un esempio, il primo Doom, potete giocarlo tuttora, con il giusto sistema operativo, sicuramente, ma comunque lo potete giocare, quindi non dovete spendere un casino di soldi per essere un PC Master Racer. Il PC deve essere fatto in base al vostro utilizzo. Ok? Deve essere pianificato e deve essere costruito in base a quello che voi dovete fare, non quello che vi dice l'azienda che vi vende un componente. Grazie mille per aver seguito il video, ragazzi. Per oggi è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. E nulla, ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao, belli!